un diagonale stretto di Miriam Silla, andiamo avanti, 25 Italia, 19 Serbia, e dunque l'Italia conduce alla Stark Arena sulla Serbia padrona di casa davanti a 20.000 spettatori che tifano Serbia. Siamo avanti 2-1, Massimiliano. Grazie Manuela Collazio. Allora, non solo se la gioca l'Italia, ma si porta addirittura in vantaggio per 2-7-1, come ci ha raccontato Manuela Collazio, una finale dei campionati europei di volley femminile davvero entusiasmante, con un'Italia sorprendente, con un avversario davvero difficile e poco congeniale, così come racconta la storia recente. E Manuela intanto, Collazio, c'è Italia. Anche Sinner in campo che sta facendo una buona. Italia 2, Serbia 1, siamo a un set da rivincere qualcosa, incredibile, il volley italiano non vince da 10 anni al femminile, da 16 al maschile, l'Italia è a un set dall'oro europeo, a Belgrado, l'impresa del basket è ripetibile, andiamo a vincere, andiamo ancora a vincere, vincere e vinceremo. Vajegoru, Kirkella Danesi, Oro, Malinov, Pietrini, questo sarà il finale, Elena Pietrini metterà l'ultimo pallone, Manuela Collazzo per Radio Rai, Marco Fantasia per Rai 2, Rai 3 anzi, Giulia Pisani, ex centrale, e poi per Dazon immagino Fabrizio Monari, modenese. Manifestazione invece qua, facciamo vedere, emergency. Eccola qua, manifestazione di emergency, avremmo voluto pascolare, come dice Federico Frassinella, detto Fras, per il centro di Reggio. Là c'è il campanile, bellissima città, piccola città, bastardo posto, mica vero. Italia! L'Italia vincerà l'Europeo? Se vincerà l'Europeo non ci sarà una sola persona che qua esulterà, perché agli italiani interessa, lo sapete, solo il pallone, il dio pallone. Ok, Italia! Italia, l'Italia in finale. Adesso faremo una diretta, torno in macchina, farò ascoltare Riccardo Cucchi, il maestro di Manuela Collazzo. Collazzo, Italia in finale. L'Italia, gentili amici all'ascolto, è in finale. L'Italia è campione d'Europa. Italia, Serbia 1, Italia 2. Serbia 1, Italia 2. Oro, Egonu, Malinov entra, Pietrini, Silla, Chirichella, Danesi, Parrocchiale, CT, Davide Mazzanti. Italia e ancora Italia. Vogliamo vedere se al fischio finale, all'ultima palla, ci sarà una sola persona in questa piazza, escluso chi vi parla, che scherza di proposito, che esulterà per un titolo europeo del volley femminile. Di sicuro si esulta a Conegliano Veneto, di sicuro ci sarà tripudio a Modena, ma non in tutte le città, perché manca proprio la cultura. Italia, è ancora Italia. 17 punti, e per una centrale 17 punti sono davvero tanti. La battuta di Pietrini della Serbia, ancora una volta Murata Boskovic, in qualche modo recupera però la difesa della Serbia, la possiamo rigiocare noi con Paola Egonu altissima, in diagonale, vincente, potente l'attacco di Paola Egonu, questa volta comincia bene l'Italia il quarto parziale, contrariamente a quel che era accaduto invece nel terzo, che era stato tutto a favore della Serbia, se non sbaglio era andata avanti anche con un 4-0 la formazione di Terzic, adesso invece 2-0 Italia, grazie a due Italia! Linee, su Boskovic. Pietrini al servizio, si buscia
Ognjenović al centro per Popovic, una grandissima difesa di De Gennaro, va in contrattacco Silla, questa volta un'azione un po' scontata della nostra nazionale, la Serbia mura e arriva il primo punto serbo nel quarto parziale, due quelli dell'Italia, mentre l'Italia è in finale, gentili amici all'ascolto. Eccola qua. Vediamo che l'Italia ha attaccato con percentuali superiori rispetto al spera qualcuno a dirci serba, e notiamo anche è abbastanza strano vederlo, ma è stata sicuramente bravissima la nostra nazionale. Solo tre punti di Boskovic nel terzo parziale, dall'altra parte invece una buona variazione di gioco. Scegliamo le nostre registe che si sono alternate, Orro e Malinov con sei punti di Govic, 50% Italia, emergenza. Chetini 60% in attacco, un ottimo contributo in attacco di Chetichella che non ha sbagliato nulla. Per la centrale di Novara. Nel frattempo, nel quarto set, l'Italia è avanti 3-1, la battuta di Anna Danesi, la ricezione ancora errata non abbiamo visto chi fosse a ricevere. Comunque una ricezione lunga, è poi arrivato a